Sin da quando i videogiochi esistono c'è sempre stata la controversia, la paura, soprattutto dai genitori. Ci si chiede spesso: i videogiochi causano violenza? È vero che possono causare dipendenza? Qual è la psicologia di videogiochi e come può la psicologia aiutare i videogiochi ad essere interessanti? In questo video risponderemo a tutte queste domande, usando la scienza e la filosofia insieme, anche perché mi sono un po' stufato di sentire persone strane al mondo scientifico che sentono di dover dare lezioni e offrirvi il pensiero di una persona che effettivamente studia la materia medica, lasciandovi le fonti in descrizione. In questa analisi sulla psicologia di videogiochi e portando anche tre recensioni di videogiochi psicologici che ci aiuteranno ad raggiungere un verdetto. Anzitutto partiamo dalle basi. I videogiochi non causano dipendenza, ma i videogiochi possono diventare oggetto di dipendenza. Cosa vuol dire? Alcuni dicono i giochi sono come le sigarette e la droga, ma in realtà non è così. Queste persone, presumibilmente ignoranti di psichiatria, fanno confusione. Quando noi parliamo di sostanze psicoattive, drugs, alcol e fumo, intendiamo sostanze che vengono in qualche modo assunte dal corpo e che raggiungono dei recettori nel cervello, attivando alcune strutture che impongono un comportamento di dipendenza. Questo significa che la sostanza cambia il cervello, ci entra proprio dentro, per così dire, ed è dunque causa per motivi proprio chimici. I videogiochi non rientrano in questo paradigma, non c'è nessuna sostanza che entra nel corpo e che modifica quindi i recettori del cervello. Esiste dunque una differenza tra le sostanze che causano dipendenza e invece quelli che sono comportamenti, che sono quindi neutri, che non cambiano il cervello, ma è l'individuo che si pone verso di loro in un comportamento erroneo. Loro sono quindi l'effetto. Avrete sicuramente sentito parlare di dipendenza da gioco d'azzardo, giochi, porno, shopping e molte altre attività. Tutte queste dipendenze psicologiche, niente effetti fisici quindi, non modificano, a differenza di alcol e tabacco, che comunque sono legali, quindi non capisco perché bandire i videogiochi, il cervello umano. Sono attività che sono normalissime, ma che vengono introiettate in modo sbagliato da alcuni, producendo una ricompensa e craving sempre più difficili da soddisfare. Ma questo circolo si può verificare, e la scienza ce lo conferma, con qualsiasi cosa. Esistono dipendenze da cibo, che inducono l'obesità, da sesso, da sonno, caffeina, televisione, sport, approvazione. Ma nessuno si sognerebbe mai di dire che il sesso e il cibo sono cose malvagie e causa di dipendenza. Semplicemente il cervello umano, e questo la psichiatria lo ha chiarito da tempo, può entrare in una relazione di dipendenza con qualsiasi cosa, se è predisposto. Ed in realtà i videogiochi non sono neanche paragonabili al gioco d'azzardo, perché quello è basato sul senso di ricompensa distribuito casualmente. Tu vinci a caso e speri di vincere ancora, e quindi giochi di più, anche finendo per sperderare tutti i soldi. Invece nei videogiochi la ricompensa è distribuita con l'effetto dell'abilità, ossia devi guadagnartela, devi lavorare e diventare bravo. Se sei bravo, la ricompensa la ottieni. Questo anche contro la tesi che i videogiochi siano più accessibili del gioco d'azzardo, dove devi uscire di casa almeno. I giochi presentano sfida. Il dottor Peter Gray ha detto che paragonare il gioco d'azzardo ai videogiochi è disinformante. Tutto lo scandalo è nato perché la gente ha saputo che l'OMS ha definito che da oggi si può divenire proclamati dipendenti dei videogiochi. E da qui è scoppiata la paura. Ma se avessero letto effettivamente quello che l'OMS dice, si conferma che i giochi non sono, a differenza del tabacco, una causa, ma un oggetto di dipendenza, come qualsiasi cosa. C'è inoltre da dire che la scelta dell'OMS, che ripeto, di principio è giusta, si può essere dipendenti da tutto, è stata estremamente criticata. L'associazione degli psichiatri americani aveva già rifiutato di considerare la dipendenza da videogiochi come patologia e ha criticato la mossa dell'OMS. Oxford, la Johns Hopkins, Stoccolma e Sydney, 26 altissimi esponenti, tutti l'hanno criticata. Io penso quindi che debbano essere corretti quei criteri e diventare più selettivi, altrimenti ogni madre che vede il figlio giocare più di 5 minuti lo chiama tossico, ed è successo. La verità è che i videogiochi attivano quelle zone del cervello non perché sono droghe, ma perché sono piacevoli, e se non l'attivassero ci risulterebbero noiosi. Quelle stesse aree si attivano in attività normalissime come mangiare un gelato. Sono diversi anche filosoficamente. Nei ludemi di Kailua le sostanze sono il gorgo, la ricerca dello sballo, mentre il gioco d'azzardo è l'alea, in cui è il caso a decidere. I giochi invece sono agon, qui decide l'abilità. Non solo, si è esaminato che categorizzare i giochi come dipendenti potrebbe in realtà aumentare sia il senso di discriminazione, sia creare una profezia che si autoavvera per introiezione dello stereotipo e negatività, soprattutto in persone depresse. Adesso passiamo alla seconda domanda. I videogiochi non causano violenza, e ne abbiamo da tempo le prove. Il mito nasce dal fatto che si teme che i giochi, avendo contenuti violenti, possano ispirare violenza e insegnare a sparare meglio nella realtà. Eppure questo è ridicolo. Il bambino già a 7 anni riconosce la differenza tra realtà e fantasia. Se io gioco a PES, non solo non divento un calciatore, ma neanche voglio diventarlo. Sono stati fatti test e i videogiocatori non sparano meglio dei non giocatori. E poi, questo dovrebbe condurci a bandire tutti i film, i libri e tutte le arti violente, anche quelle dovrebbero ispirare. Ma veramente non abbiamo imparato niente da Arancia Meccanica? La violenza è parte della natura umana e quindi si riflette nelle arti. Censurare non la cancella.
cancella, anzi reprime la creatività. In ogni caso, alcuni però dicono che i videogiochi, a differenza dei film, creano immedesimazione perché controlla il protagonista, e quindi l'ispirazione qui ci dovrebbe essere. In realtà questo è doppiamente falso. È falso psicologicamente, già Aristotele faceva notare che il teatro aveva la funzione catartica. Nel teatro avviene un atto violento che tu non faresti mai nella realtà, ma vedendolo lì, immedesimandoti nell'attore, tu performi l'azione e in questo modo esorcizzi l'impulso neutralizzandolo in un contesto immaginario. Questa cosa è stata poi confermata dalla psicanalisi millenni dopo. Sia scientificamente, la tesi secondo cui se tu stimoli un'azione alleni la tua mente a rafforzarla non è solo falsa, si è scoperto il contrario. Militari che avevano il disturbo post-traumatico da stress e che hanno giocato ai videogiochi, rivivendo le scene d'azione e di freneticità del conflitto, hanno visto i loro sintomi e situazione clinica migliorare drasticamente. Questa è proprio la prova che è l'opposto di quel che si dice. Io stesso, quando facevo arti marziali, mi sentivo meglio, non peggio, dopo averle fatte. Tra l'altro, questa idea presuppone una visione medievale dei bambini, come se la mente dei bambini fosse tabula rasa, un plastico che si può modellare come pongo. Quello che sappiamo oggi invece è che i bambini hanno e come numerose strutture che gli permettono di filtrare i dati, delle difese neurologiche inconsce. I cuccioli in natura potrebbero trovarsi senza genitori, quindi è bene che non siano troppo creduloni. Dunque, se un ragazzo si fa influenzare dei giochi, la colpa non è certo del gioco, ma del pessimo genitore che lo ha educato e non ha fatto il suo lavoro. Ed è questa la mia risposta alle varie madri che stanno dando la colpa a Fortnite perché i loro figli non li ascoltano. Stanno rifiutando di riconoscere le proprie colpe. Sono stati fatti numerosi studi sull'aggressività e si è visto che non esiste alcuna conclusione, alcun consensus secondo cui la violenza sia più grande nei giovani videogiocatori, soprattutto a lungo termine. Chiunque affermi questo è pseudoscientifico e lo dice sulla base del nulla. Anzi, le ricerche ci dicono l'opposto. Anzitutto, più i giochi si sono diffusi, più le violenze giovanili sono diminuite con il tempo. Se ci fosse una causazione dovrebbero aumentare. E quando vengono rilasciati i giochi, l'aggressività cala. Quando venne diffuso il gioco Bully, non solo i giocatori nei test non risultavano più violenti, ma anzi risultavano più difensivi verso le vittime del bullismo. Oh my god, un gioco sulla violenza che ci insegna che la violenza è brutta mostrandocela? Sono sconvolto! Chi mai avrebbe potuto prevederlo? E appunto i giochi ti fanno affrontare la violenza e le sue conseguenze. Si è evidenziato che i videogiochi multiplayer producono comportamenti più cooperativi e prosociali, anche tra gruppi rivali, tipo facoltà diverse, dopo le partite. Sono stati fatti esami di neuroimaging e non ci sono differenze nei livelli di aggressività nei cervelli di giocatori e di non giocatori. E qua voglio aprire una parentesi sul modo stupido di fare ricerche. Le persone di oggi, per colpa di internet, pensano di essere superiori agli esperti e quindi cercano su internet, senza neanche verificare le fonti, e al primo studio che trovano pensano di avere la verità in tasca. Ma questo non è fare scienza. Quelli non sono studi, perché non distinguono tra correlazione e causazione. Ci avete fatto caso agli articoli "se dormi poco sei un genio" e poi però trovate anche quelli "se dormi poco sei più stupido"? E com'è possibile? La scienza si è contraddetta? No, sono semplici analisi su gruppi limitati che analizzano semplici correlazioni, quanto dormi, quanto sei intelligente, senza guardare ai mille fattori che possono entrare in gioco, e poi vedono chi è la maggioranza. Ma questo conduce ad una fallacia: da quando i pirati sono scomparsi, l'inquinamento è aumentato. Quindi i pirati salvano dall'inquinamento? Per questo bisogna ascoltare cosa dicono gli esperti, bisogna controllare gli studi che guardano alla causalità, cosa fanno gli esami medici che elaborano teorie biologicamente realistiche, soprattutto le meta-analisi che ci dicono cosa pensano tutti gli studi, riassumendoli. E facendo così, non solo vediamo che la ricerca da tempo nega che i videogiochi rendano violenti, ma anche che i pochi studi che sostengono il contrario sono di quel tipo che ho detto, confondenti, condotti male. 200 tra psicologi, criminologi ed esperti hanno criticato gli errori di metodo di queste ricerche. Semplicemente, in alcuni studi, aumenta il tasso di rabbia di solo il 2%, meno della televisione, e aumenta anche in caso di sport e guida, e in altri invece diminuisce, in alcuni sì e in altri no, al massimo in specifiche persone già predisposte, e quindi si sta confondendo causa ed effetto. Non è il gioco a far diventare pazzi, ma è il pazzo che vuole giocare solo a giochi violenti. Oppure, la ragazza che giocava tutto il tempo a Final Fantasy, si scoprì che era stata lasciata dal ragazzo, e quindi non era il gioco a causare dipendenza, ma anzi era lei fragile e il gioco era l'unico mezzo di escapismo. A volte alcuni trovano nei giochi online un luogo di appartenenza dove sentirsi a casa. Alcuni hanno detto che forse tra gli autistici sono più sensibili, ma anche stavolta uno studio ha dimostrato che è falso. Gli studi anzi dicono, in accordo con quanto detto prima sul teatro, che i videogiochi diminuiscono la violenza, sfogandola in modo sicuro e tenendo impegnati i ragazzi che altrimenti sarebbero per strada a sfogarla. E anche quando questi studi ci azzeccano, si danno la zappa sui piedi da soli. L'idea secondo cui i videogiocatori sono apatici nascerebbe in realtà dal fatto che riescono a processare informazioni che richiedono concentrazioni senza lasciarsi distrarre dalle informazioni emotive. Quindi non sono apatici, sono semplicemente più in controllo e stabili e meno soggetti a stress. Se i giocatori fossero davvero pigri e apatetici, non giocherebbero proprio. Anzi, la ricerca dice che i giovani dovrebbero giocare di più per impedire la ADHD, per esempio. La verità è che il gioco è, come tutte le nuove forme d'arte, odiato alla nascita. Già Socrate, ad esempio, critica
praticava la tradizione scritta, lui preferiva quella orale. Oggi sappiamo invece quanti libri sono importanti. I grandi scrittori di commedie e tragedie greche venivano criticate perché i loro spettacoli erano violenti e scandalosi, avrebbero corrotto i giovani. Quando nacque la radio venne criticata come mezzo di dipendenza, il rock veniva chiamato satanico, ci fu una caccia alle streghe sui fumetti per diversi anni, poi fu il turno della televisione, ricordate che casino? E oggi tocca ai videogiochi. E ogni mezzo critica quello successivo perché è migliore. I giornalisti criticavano la radio criticava la televisione dicendo che non durerà, e oggi la televisione, che vede come internet le ha rubato la scena offrendo libertà al posto del monopolio informatico, ci bombarda ogni 3x2 di articoli allarmistici come le Iene, Striscia la notizia contro tutto quello che è su computer. Dai primi giochi pixelosi, definiti malati, Mortal Kombat, Doom, GTA, i media televisivi fanno allarmismo per attirare lo share. Numerosi studi hanno evidenziato che i giornalisti tendono ad ignorare gli articoli pro videogiochi e a ingigantire i risultati che trovano. C'è anche il bias generazionale, ogni generazione pensa di essere più saggia di quella successiva, che è irresponsabile. È stato proprio studiato, e ha un enorme nome questo fenomeno, giuvenoia. In verità, negli Stati Uniti non si vuole riconoscere che le loro stragi, uniche nel mondo per numero, sono dovute al fatto che i bambini accedono facilmente alle armi. Ma siccome le lobbies delle armi, come la NRA, finanziano i politici come Trump, che infatti casualmente critica i videogiochi, si ritrovano a dire che sicuramente non è colpa delle armi, no, è colpa dei giochi. Il presidente della NRA, dopo il massacro di Sandy Hooks, ha avuto la faccia di bronzo, per non dire altro, di dire: le armi non uccidono, i videogiochi, i media e le riforme di Obama uccidono. Ragazzi, ma io fossi stato un parente delle vittime gli sarei saltato addosso, me lo sarei mangiato. Ma come si permette quel viscido parassita responsabile e morale di ogni singolo defunto? La verità è che negli USA hanno un problema con le armi, ma se ne sono ossessionati e quindi cercano le cause in altro. Ma allora perché i giapponesi che giocano di più hanno il 96 volte di meno la violenza? Ah già, le ricerche sulle responsabilità verso le armi sono illegali lì, ma non sui videogiochi. Invece i giochi hanno notevoli effetti positivi. Secondo Kizemniali, rendono più felici. Secondo la dottoressa Bavalier, producono una vista migliore, che estrapola piccoli dettagli e diverse sfumature di grigio, migliore capacità di guida e risolvono il conflitto colore-parola. Le persone normali tengono d'occhio 3 oggetti in movimento in mezzo alla folla, i giocatori 6 o 7. Allenano la corteccia parietale, che produce l'orientamento dell'attenzione, la corteccia orbito-frontale, il sostegno dell'attenzione e le decisioni, il cingolato anteriore e dorsale, che regola l'attenzione, l'ipotalamo, che produce l'ossitocina responsabile dei legami con il prossimo, la dopamina, che influenza l'apprendimento con la ricompensa, e l'ippocampo, la memoria. I videogiochi come la Wii o quelli tridimensionali non solo combattono l'Alzheimer, ma possono invertire malattie neurodegenerative. Sono più capaci nella plasticità mentale, cambiare attività e multitasking, tenere tante attività diverse. Dopo 10 ore di giochi si verificano miglioramenti che restano lì anche 5 mesi dopo. Permettono di combattere l'occhio pigro e la dislessia, si possono usare per addestrare futuri medici e piloti, per l'apprendimento, stimolano lo sport e le attività esterne. Possono combattere la depressione, la dipendenza, tu guarda, l'ansia e le fobie, e riabilitare fisicamente. Possono sviluppare tutto questo meglio di un libro, secondo le ricerche. Ma del resto è normale, il gioco fa parte della nostra psiche e cultura, è importantissimo in filosofia e sociologia. È un'attività piacevole, distinta per Aristotele dal lavoro perché non è necessaria, ma libera. Kant lo considera una forma d'arte, e per Nietzsche è un segno di creatività dell'uomo che crea delle norme morali libere da quelle della società. Secondo Wittgenstein, la lingua stessa, matematica compresa, è un gioco con regole interne delle menti. Huizinga ci ha addirittura definiti homo ludens. L'uomo è tale perché gioca, la vita è un enorme gioco di ruolo con regole create da noi, e ognuno ha le sue statistiche, classe e punti. Il gioco è la fantasia che viene sovrapposta alla realtà, fatto quando tutta la piramide dei bisogni è soddisfatta. Questo è il quarto ludema, il mimicry, o gioco di ruolo. Secondo Freud, noi giochiamo imitando i genitori e il ruolo sociale. L'economia stessa è approssimata a regole matematiche tramite la teoria dei giochi, e l'etica diventa quindi un calcolo in senso socratico. Persino la neuropsichiatria ci parla di come il gioco è importantissimo per osservare lo sviluppo del bambino e verificare che stia sviluppando una corretta theory of mind, che ci distingue da quasi tutti gli animali, ossia è capace di capire cosa pensa l'altro e di comprendere che anche l'altro è un io come lui. La theory of mind e il gioco sono quindi una prova di una coscienza sviluppata, avanzata, abbastanza da iniziare a socializzare, e di una mente capace di iniziare ad elaborare attività astratte in cui si finge di essere qualcosa che non si è. E i giochi spesso usano la psicologia per essere profondi. Esistono 4 tipi di persone e motivi per cui giocare: coloro che cercano sfide e premi, soddisfano la competenza; coloro che esplorano, si immergono in escapismo; coloro che socializzano, anche con i personaggi, parasocialmente; e coloro che vogliono competere. Ma tutti quanti hanno un innato bisogno di controllo, che negli open world, da me analizzati, è massimizzato. Quindi il gioco deve offrire sfide, mondi pieni di libertà, ma al tempo stesso autorealità, personaggi interessanti come amici e nemici. Un gioco può sfruttare il condizionamento operante, ricompensare le azioni, a differenza di quello classico dove si associano due sensazioni, bava con lampadina.
possono sfruttare il sistema di obiettivi ricompensa, così come creare dei veri e propri bias con la narrativa, e per mantenere l'attenzione possono parcellizzare il gioco in scene, in cui le cose importanti sono distribuite all'inizio e alla fine, primacy and recency, memoria a lungo e breve termine, per fissarle, con delle pause in mezzo, quindi avere delle fasi di gioco piene di stimoli audiovisivi ed emozionanti, i boss, e fasi invece tranquille, riflessive, lunghe, con musica contemplativa nei viaggi tra le zone, si veda di nuovo il video sugli open world. Persino i colori sono importanti, il colore rosso stimola la competitività e l'impulsività, il blu la meditazione e il raziocinio. E adesso vi parlerò di tre giochi che spiegano i tre aspetti più affascinanti della psicologia e psichiatria, il tema delle droghe, delle malattie e dei sogni. Fran Bow è la storia di una ragazzina che ha visto i suoi genitori eliminati da un mostro e vive in una casa di cura assumendo un farmaco che le provoca visioni di realtà parallele in cui lei riesce a viaggiare per cambiare lo scenario. Ora, mi sono chiesto a quale farmaco si ispiri la duotina. Sappiamo che causa la mescolanza tra subconscio e conscio, che provoca quindi allucinazioni. Si potrebbe pensare all'LSD, i cui trip possono essere sia belli sia brutti, ma poi vediamo che l'effetto permane anche senza l'assunzione, provocando una vera psicosi. Ho pensato alla DMT, che conduce alla dissociazione, e allucinazioni quasi come nella premorte, visioni del futuro di entità disincarnate che dove il paziente si sente in un sogno vivido anche dopo. Anche perché è una sostanza rilasciata dalla famosa ghiandola pineale, associata al terzo occhio, all'occultismo, che permetterebbe di vedere altre realtà correlata alla DMT, che penso sia il prodotto che più si avvicina a quello che cerchiamo. In ogni caso, i 5 rami di Fran Bow sono rappresentazioni delle istanze della psiche, e ve lo dimostro. Abbiamo una zona più oscura, chiamata la follia, e qui risiedono gli spiriti che ci perseguitano, e questo è il subconscio, dove reprimiamo le cose più proibite, i segreti più terrificanti. Abbiamo il regno dei defunti, e questo rappresenta l'inconscio, la terra dei sogni, tradizionalmente associata con l'aldilà. Poi abbiamo il mondo umano, che rappresenta l'io, poi abbiamo il regno più spirituale, popolato da creature positive simili a piante, ed infine un regno primordiale. Se notate, si è passati dall'oscurità alla luce, che rappresenta la dicotomia yin e yang, che Jung vedeva nei due poli della mente umana, maschile e femminile, la cui interazione produce energia. Palesi sono i riferimenti al buddismo, l'idea delle realtà in cui trasmigrare. L'unione di tutte queste realtà crea l'ultra realtà, quando tutti i livelli della psiche sono unità, stato che avviene sotto allucinazioni, ed alcuni ricercato appunto perché sarebbe la chiave per aprire nuovi mondi e svelare la realtà della rappresentazione, dietro la quale ci sarebbe la volontà, o addirittura l'io. Infatti, secondo alcuni, se si scende abbastanza si scopre che è l'io a generare i mondi con la sua fantasia. Questo è ciò che ci ricollega ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che il gioco cita in più punti espressamente. Pare che Fran potrebbe essere la regina di cuori da giovane, oppure un'amica di Alice, anche lei con un mondo creato ed ispirato, sia nei personaggi che nei luoghi, da ciò che vede sotto allucinazione, antropomorfizzato. L'uomo che rende vivo nella sua fantasia il non vivo. Alla fine dell'avventura scopriamo però che Fran Bow non sta allucinando, questo farmaco ha davvero il potere di vedere cose reali che non potrebbe sapere normalmente, e che lei è la figlia delle gemelle, di Shining, che subirono esperimenti. Certo, qualcuno obietta che forse è tutto un sogno sin dall'inizio, ma questo tipo di teorie lo si può fare su tutti i film e rovinano tutto. Inoltre, quando sei in un sogno ci sono dei chiari segni che non sono presenti in Fran Bow. Non vi spoilerò il finale, ma vi dico solamente che quello che vediamo, per questi motivi, è reale al 100%. The Cat Lady è il secondo gioco. La trama riguarda una gattara, figura tradizionalmente associata alla stregoneria, all'occulto, considerata in modi polarizzanti, a volte come sporca e pazza, a volte come gentile e abnegata fino a privarsi del denaro per i suoi gattini. La gattara si toglie la vita e viene resuscitata dalla regina dei vermi, sicuramente moglie del signore delle mosche, la quale le ordina di prendere la vita dei 5 parassiti. Nel corso della storia, dunque, colei che si era tolta la vita deve adesso proteggere la propria e quella degli altri. Non può morire, resuscitando ogni volta, ma ogni volta che lo fa deve subire orribili visioni e puzzle complessi, rendendo il gioco equilibrato. Si ritrova a ripulire la società da coloro che, nonostante tutti gli avvertimenti, predano sugli altri. In un certo senso, anche la regina dei vermi è un parassita. Lei prende senza dare, è la morte. Il gioco riprende continuamente la termica del parassita, malattie, stronzi, i gatti, i malati, la società, i vermi, e ti fa capire come le vittime, i gatti e i depressi, non sono i parassiti, come qualcuno vuole farci credere, ma anzi chi li maltratta e sfrutta il prossimo, come lo scienziato che trasforma le sue vittime in opere d'arte, come la coppia di ossessionati antropofagi, come il controllore igienico e come il nemico finale. Un troll che ha convinto il marito dell'amica che Susan si fa durante l'avventura a togliersi la vita, quando ha scoperto che lei aveva il cancro. L'amicizia tra le due è fondamentale nel corso della storia e conduce a questo scontro finale, in cui lei vorrebbe la vendetta contro di lui, che si rivela essere completamente paralizzato, può muovere solo un occhio e sfoga la sua frustrazione sugli altri inducendoli al suicidio, ma la morale che il gioco ci comunica è di non nutrire il troll. Se lo si elimina, esplode la casa. La soluzione è invece lasciarlo lì, non dargli ciò che vuole. Lui vuole togliersi la vita e portarne un'ultima con sé, invece bisogna risparmiargli la vita per salvarne due.
Il finale canonico, secondo l'autore, è quello in cui il troll viene risparmiato, ma Mizzi comunque muore di cancro. Il gioco è un'avventura grafica punta e clicca, senza cliccare, in stile gotico, con una grafica tipo vecchia Polaroid, a mo' di Silent Movie, con uno stile che mi ha ricordato David Lynch. Un horror psicologico fantastico. E ovviamente è stato creato da un polacco, ci mancherebbe. Il tema principale del gioco è quello della depressione, che viene trattata con precisione, tatto, non banalizzata o resa figa come in certi film. Ti mostra quanto è terribile, c'è il livello in cui devi tenere Susan calma, ma è virtualmente impossibile batterlo al primo colpo perché ogni cosa le causerà stress. Quel livello vuole farti capire che è proprio così per un depresso, una sfida atroce, insostenibile. Sei stressato a giocare? Bene! È così che loro si sentono ogni giorno, apprezza di stare bene. La depressione è un disturbo dell'umore monopolare, caratterizzato da almeno un episodio di 2 settimane di umore depresso per gran parte del giorno, perdita di interessi, piacere diminuito, rallentamento del pensiero, dell'eloquio e dei movimenti, affaticabilità, disturbi del sonno, ansia, attacchi di panico, sentimenti pessimisti e svalutanti, pensieri di morte. E ovviamente l'esito può essere terribile. Il 2% dei depressi si toglie la vita, il 50% di chi lo fa era depresso, quindi è un problema serio. Grandi uomini come Lincoln furono depressi. Per l'esattezza, la protagonista soffre di depressione melanconica reattiva, data dal lutto con la figlia sicuramente, da cui scaturisce una fobia per i fiori. Chi soffre di depressione tende a isolarsi, perché nessuno potrebbe capirlo. Si sentirà dire frasi del tipo «Sforzati di essere felice» o «Sei solo stupido e non capisci di essere malata». Lo sanno benissimo, non possono farci niente, e quindi, quando gli chiedi come va la giornata, non vogliono iniziare una lunga conversazione e sembrare pazzi, e quindi dicono «Sto bene». Immaginate come ci si sente. L'unica amica di Susan si è tolta la vita. Il gioco ci mostra la discriminazione verso i depressi, le semplificazioni che affrontano, che li definisce pericolosi, codardi soprattutto che si toglie la vita, colpevolizzando le vittime in modo crudele. Nessuno crede ad un depresso, perché è pazzo, è quasi un animale. Per questo lei era una gattara, i gatti sono meno pretenziosi degli umani. Ma questa missione finisce per darle uno scopo, incidentalmente una della terapia della depressione. Senza scopo, noi non esisteremmo, come dice Smith. È l'occasione di aprirsi con qualcuno che, come lei, soffre. L'amica non aveva nulla da perdere per il cancro ed era disposta a perdere la vita, come fece Susan. Ma grazie a Susan riesce a salvare quella vita. Susan diventa quindi l'opposto del troll. Va su internet e aiuta chi soffre e sostenerlo, con un finale che ispira positività. Perché ricordate, la depressione è dura, colpisce 11 milioni di italiani, 4 volte la media europea, ma si guarisce. Molti episodi addirittura regrediscono da soli. Chi soffre può cercare aiuto. Esiste una via. Non lasciatevi convincere dagli altri o da voi stessi del contrario. E ricordate che il primo e l'ultimo passo sono aprirsi al prossimo. Anche qui abbiamo il tema delle sostanze che alterano la percezione del mondo. Ed infine Anairo. Un gioco in cui dovrete interpretare i sogni, sfruttando l'ipertestualità. Il gioco è pieno di simbologie complesse, le carte, i segni, foto, citazioni, che voi potete cercare su internet, investigando per unire i puntini del puzzle e capire di cosa si parla. Coloro che hanno amato This Man troveranno diverse chicche in questo gioco. Si rifà all'interpretazione di Freud, secondo cui i sogni nascono dai desideri dell'ess, ciò che vogliamo, e dalle repressioni del superio, che nascondono i desideri distorcendoli in simbologie nascoste, creando un significato manifesto e uno latente, che deve essere analizzato in un puzzle, che, fondendo fantasia e logica, crea quel senso di poetica bellezza. Questo venne poi confermato dalle neuroscienze, che ci mostrano come il sogno porti le memorie a breve termine nel lungo termine, rielaborandole, e quindi noi sogniamo un riassunto irrazionale degli ultimi avvenimenti, incorporando anche elementi esterni, pensate al suono della sveglia che a volte vi sognate. Jung ha approfondito questa teoria, secondo lui nei sogni ci sono anche elementi del subconscio collettivo, rappresentati da quegli archetipi che poi si riflettono nella letteratura e nel misticismo, come le carte di tarocchi o l'astrologia. Questi erano 3 giochi che ci mostrano come la psicologia può essere utile per creare una fantastica avventura. Ringrazio Macaroni Macaroni, Federico, Lovely Anko-chan, Basiliscos per avermi li giftati. Anche voi potete farlo se volete una recensione. Vi lascio il link Amazon dell'interpretazione dei sogni in descrizione.